Premio Cimitile celebra quest'anno la 28esima edizione. 2023 rappresenta il 28esimo anno di un'ormai lunga e prestigiosa storia del premio. Una rassegna letteraria che in questi anni ha avuto una crescita continua in termini di prestigio e riconoscimento istituzionale, consolidando un posto privilegiato nel panorama nazionale delle iniziative culturali più importanti del nostro Paese. Banale dirlo, quale veicolo più potente per abbattere barriere e violenze che la cultura. Qui a Cimitile, ormai quasi da 30 anni, fu gettato un seme fecondo, una manifestazione che è diventata prestigiosa in ambito nazionale e internazionale. Ma guarda, è un riconoscimento importante perché ha come sottofondo la pace e in questo momento in cui c'è un mondo in conflitto, delle classi sociali in conflitto, quello che manca è proprio un uomo di pace. Quindi io prendo questo premio come un incentivo a impegnarmi di più nella mia narrazione, la narrazione della trasmissione di Report, della squadra di Report, di impegnarmi per un mondo di pace. Beh, bisogna trovare le fonti giuste. In questo caso i geologi possono farlo perché leggono le rocce e i fossili come se fossero pagine di un manoscritto, dunque di quando non c'erano i Sapiens. Nessuno ha potuto scriverla quella storia, ma è scritta nei segni del tempo, sulle rocce, e quindi interpretando quei segni si può, impersonificando, io l'ho fatto con gli stessi fossili, però quando erano vivi, un delfino, un tonno, un elefante, anzi un mammut meglio, forse un Elephas Antiquus, insomma tanti personaggi che non sono umani, ma che possono raccontare in maniera naturalmente artefatta, ma rispondente ai dati scientifici, com'era il Mediterraneo prima che poi i Sapiens se ne facessero il Mare Nostrum, eccetera, tutte le storie che arrivano fino a oggi. Quindi è la pre-storia.